Ciao a tutti, in questa lezione di questo corso di Digital Dojo sull'e-commerce parleremo di me. Mi presenterò perché chiaramente è anche molto importante per voi capire chi vi sta dicendo e chi vi racconterà tutte le informazioni di cui parleremo nei prossimi moduli. Saranno quattro moduli molto interessanti e molto intensi, spero di essere all'altezza insomma, delle vostre aspettative, ma partiamo. Mi chiamo Francesco Antonacci, sono founder di Socialware, agenzia di e-commerce che ho fondato nel 2009, ma che ha delle radici ancora un po' più lontane. Ho iniziato il mio percorso nel ormai lontano 2007. Sono stato tra i primi, lo dico sempre con molta modestia, sono stato tra i primi a parlare di e-commerce quando, dico sempre nelle mie presentazioni, quando Facebook ancora non esisteva, quando eBay, era il canale principale di vendita online, Amazon vendeva soltanto libri. Quindi ho avuto la fortuna, ho avuto la possibilità di guardare da vicino tutti le modifiche, tutti i più importanti mutamenti in questi ormai quasi 15 anni in cui l'e-commerce ha visto una crescita davvero molto, molto importante. Ho gestito e gestisco progetti di e-commerce di successo, molti dei quali sono partiti da zero. Ora, nelle prossime slide, vedremo qualche caso. Sono formatore e autore per la casa editrice Epli. Anche questo lo vedremo. Quindi il mio motto, la mia citazione è: nel dubbio cammina, sperimenta sempre, perché il mondo del web ha una cosa che, a mio modo di vedere, è fondamentale, che la differenzia da tutti gli altri canali di vendita, è che è quella di permetterci di avere a disposizione tantissimi dati. I dati, come vedremo, sono per me la fonte più importante del mondo dell'e-commerce, perché permette di ridurre l'errore al minimo e permette di affrontare diciamo, con le giuste risorse e con i giusti metodi una strategia di e-commerce. Sono un autodidatta perché chiaramente nel 2008 non esistevano libri, non esistevano chissà quali fonti per parlare che mi permettessero di imparare il mondo dell'e-commerce. Quindi ho potuto crescere e aumentare le mie competenze solo ed esclusivamente grazie al lavoro, grazie alla mia attività, grazie alla gestione dei primi progetti su cui ho lavorato ormai più di 10 anni fa, quindi sperimentando ho potuto apprendere davvero, davvero tante cose. Autodidatta, perché anche tutto è nato da un libro. Era un libro sulla Web Analytics che parlava appunto di questa fantastica scienza del mondo digital marketing. È stato il mio primo approccio a Google Analytics, a Google Search Console, di cui parleremo in modo molto approfondito. Era un libro della Oepli, casualità quindi. È quello stesso libro, cioè l'autore di quello stesso libro, che si chiamava Web Marketing, appunto, è stato anche l'autore che ha scritto la premessa del mio primo libro di e-commerce. Infatti scrivo tutto è nato da un libro, poi ne ho scritti quattro. Qui ne vedete soltanto tre, ma i quattro libri sono appunto due edizioni su quello che vedete sulla sinistra, e-commerce, marketing e vendite, local marketing, strategie per promuovere e vendere sul territorio, e SEO for Dummies in uscita proprio in questi giorni, quindi settembre 2020, sempre per la casa editrice Oepli. Che cosa facciamo con la mia agenzia? Curiamo progetti di e-commerce, facciamo consulenza per progetti di e-commerce o in alcuni casi anche
anche gestione. Quando parliamo di consulenza e gestione ci riferiamo al mondo dell'e-commerce a 360 gradi, quindi a partire dalla creazione di contenuti fino ad arrivare alla gestione di campagne Google. Entriamo molto spesso anche nel merito delle strategie commerciali delle aziende, perché a mio modo di vedere la cosa più importante è creare un nesso, un legame quanto più stretto possibile tra il consulente e l'imprenditore. Comunicare qualcosa che non è tuo è molto difficile. Oggi siamo tempestati, siamo letteralmente invasi da fonti di ogni tipo, da contenuti di ogni tipo, e quindi quelli che fanno la differenza oggi sono solo ed esclusivamente, a mio modo di vedere, quei contenuti puri, puliti e di reale valore. Un contenuto di reale valore è solo, secondo me, quello che esce dalla bocca di chi ha prodotto un prodotto, di chi lo commercializza. Il consulente, ripeto, ha solo il compito di indirizzare il messaggio dell'imprenditore verso i giusti canali, verso il giusto target. Vi faccio vedere alcune case study, sempre per permetterci di contestualizzare quella che è la mia esperienza, anche nel corso delle prossime ore di lezione. Questo è un esempio del lancio di un progetto di e-commerce. Come potete vedere in questa parte qui, quindi era giugno 2018 quando è stato messo online il sito. In questo caso vediamo il livello delle entrate, quindi del fatturato dell'e-commerce. Quindi siamo passati da zero, chiaramente al momento di messo online, giugno 2018, fino ad arrivare al 31-12-2019, avendo portato, diciamo, in cascina ben 19.000 transazioni, quindi anzi quasi 20.000 vendite, e un volume di fatturato, scusate, le transazioni erano 18.000, e un volume di fatturato oltre 14 milioni di euro. Quindi questo ci fa capire che a determinate condizioni, partendo da zero, un progetto serio, quindi con alla base delle aspettative, con alla base degli ingredienti sani, ma soprattutto vincenti, possa anche raggiungere dei volumi di fatturato molto, molto importanti. Questo invece parliamo di boost di un e-commerce. Quindi, mentre nel primo caso era un progetto nato con noi, in questo caso siamo intervenuti in un momento in cui l'e-commerce era in un periodo di stallo, e l'imprenditore, il nostro cliente, aveva bisogno di spingere, quindi far crescere l'e-commerce, di aumentare le vendite, di aumentare le transazioni. Quindi qua possiamo vedere nel periodo, diciamo, giugno 2018, quindi da maggio 2018 a dicembre 2018, confrontato con l'anno precedente, quindi chiaramente il periodo di maggio-dicembre 2018 è quando siamo intervenuti noi nella gestione, e siamo riusciti a portare, quindi in confronto con l'anno precedente, un più 72% di vendite, un più 50% di transazioni, e con un valore medio degli ordini anche aumentato. Quindi, come vedete, quando è tutto verde è sempre una gioia per l'imprenditore e per i consulenti. Sempre, quindi, parlando di numeri di questo progetto, vi spiego un po' questo grafico. Quindi maggio 2017, aprile 2018, quindi siamo passati da 1.228.000 euro di entrate, quindi a 3 milioni e 8 praticamente, quindi quasi triplicato il volume di fatturato, con un tasso di conversione che è passato dallo 0,84 all'1,77%. Confrontando luglio 2018 con luglio 2019,
Quindi abbiamo raddoppiato il fatturato mese su mese, raddoppiando quasi anche il tasso di conversione. Novembre 2017 contro novembre 2018, quindi siamo passati da 2 milioni e 9 a quasi 4 milioni di euro di fatturato, anche in questo caso aumentando il tasso di conversione. Perché chiaramente vi faccio vedere un confronto tra mese, tra 2 mesi dello stesso anno, questa cosa è molto semplice ma anche molto importante da spiegarvi, perché chiaramente quando si parla di e-commerce ci può essere anche il fattore di stagionalità. Esempio, vendiamo una piscina e confrontare ad esempio il mese di giugno con il mese di maggio, diciamo, prenderemmo in considerazione due periodi di tempo che sono ben diversi tra di loro, mentre l'utile, la cosa veramente importante, è confrontare 2 mesi identici di anni diversi per capire appunto come sia avvenuta la crescita. Siamo Google Partner, questa è un'altra indicazione molto importante perché, come vi spiegherò, uno dei miei obiettivi è farvi capire a chi è già imprenditore come scegliere il consulente giusto, a chi non è imprenditore, quindi a chi vuole iniziare a questo percorso nel mondo del digital marketing. Mi premerà a far capire che la differenza tra il sapere teorico e il sapere pratico è enorme, ci passa davvero un oceano di mezzo ed è molto importante avere la piena conoscenza degli strumenti, così come è molto importante poter dimostrare all'azienda che domani ci darà che sarà il nostro datore di lavoro oppure che sarà il nostro cliente nel caso in cui siate insomma vogliate essere dei consulenti o che sarà il nostro fornitore nel caso in cui siate degli imprenditori e quindi stanno cercando il loro fornitore. Ed è molto importante, dicevo, mostrare i numeri. In questo caso vi faccio vedere ad esempio come diciamo, negli ultimi 12 mesi, quindi agosto 2019, agosto 2020, abbiamo gestito più o meno 450.000 euro di campagne Google, portando oltre 55.000 vendite, 55.000 conversioni, quindi con un tasso di conversione molto alto e con un costo per vendita molto basso, quindi come dire, come se avessimo speso 8 euro di pubblicità per ottenere una vendita, con un valore di conversione complessivo che va oltre i 20 milioni di euro. Quindi, come dire, 430.000 euro di pubblicità ci hanno fruttato quasi 20 milioni, cioè più di 20 milioni di euro di introiti. Bene, questa mini lezione di presentazione finisce qui. Spero che sia stato tutto chiaro. Noi ci vediamo alla prossima lezione.